con il sindaco Bruno Valentini per parlare dell'inizio di questa Sport Siena Week. Che importanza ha per il comune, per la città di Siena, questa iniziativa? Sì, fra l'altro è una manifestazione che non coinvolge solo il comune di Siena ma anche alcuni comuni limitrofi, sia quelli che vedranno sulle proprie strade passare la corsa, l'ultramaratona San Gimignano-Siena, che poi sono insieme a San Gimignano a Siena con le Valdelsa e Monteregioni, e gli altri comuni che invece saranno coinvolti la prossima settimana con quella grande gara ciclistica che nei nostri auspici dovrebbe essere diventare la Parigi-Roubaix italiana. Quindi è tutta la provincia di Siena che mostra le proprie eccellenze sportive. Per quanto riguarda noi ovviamente siamo il fulcro di questa manifestazione. In pratica si tratta di una decina di giorni, a cominciare da oggi sabato fino a domenica della prossima settimana, nella quale noi mostriamo ai nostri cittadini e soprattutto, e questa è la nostra speranza, a tanti turisti che speriamo vengano a noi, fatto in un periodo leggermente fuori stagione perché Pasqua non c'è ancora stata e quindi ancora gli alberghi non sarebbero aperti, se non per il fatto che l'arrivo dei turisti gli fa anticipare di qualche settimana l'apertura tradizionale, che è questo che vogliamo. Quindi una serie di eventi in cui lo scopo è duplice: raccontare la città sportiva alla nostra gente in modo da celebrare i nostri successi, la nostra situazione di grande vivacità per tantissime discipline, invitare i bambini, ma tutti, a fare sport, perché fare sport e far bene, fa bene, apre la mente, e inoltre a trovare un'ulteriore motivazione per attrarre turisti su Siena. Perché il turismo oggi si compone di tante domande: c'è chi si muove per il cibo, chi si muove per il paesaggio, chi si muove per un monumento o per una mostra. Molte persone sempre di più si muovono per partecipare o vedere grandi eventi sportivi. Quest'anno è la prima volta che facciamo la maratona che unisce due città UNESCO, come San Gimignano e Siena, sui sentieri della via Francigena, un grande itinerario culturale europeo. Non sarà l'anno zero, cioè un evento spot che dura solo una volta, ma dovrà essere una manifestazione che si riproduce nel tempo, con sempre maggior successo. Questa manifestazione ha avuto un primo successo, ha dovuto chiudere le iscrizioni un paio di giorni fa perché avevamo raggiunto il massimo previsto per la prima edizione. Alla fine saranno circa 1000 i podisti, alcuni atleti, altri amatoriali come me e come qualche assessore della mia giunta, che si divertirà a correre insieme agli altri nel nostro magnifico paesaggio. Noi siamo in una mostra che racconta le storie dello sport sienese, alcune grandi glorie, eccellenze come la Menzana e il calcio, ma non solo, ho visto cavalli, gente che corre, ragazzi che fanno sport di tipo diverso. Qualcuno potrebbe dire che come dire, oggi stride, no? Far vedere un Pianigiani vincente, che fra l'altro è il nostro testimonial in un momento in cui la Menzana basket attraversa una grave difficoltà finanziaria. Però invece questo serve, perché 10 anni e anche di più, guardando poi alla storia molto più lunga sia della Menzana che del Siena Calcio, questi anni sono stati anni in cui abbiamo galoppato, in cui abbiamo trovato trofei, grandi soddisfazioni, e abbiamo raccontato questa qualità dello sport sienese in Toscana, in Italia e in Europa, e questo non ce l'aveva nessuno. Quindi ciò che succede e ciò che potrebbe succedere anche di brutto non ci toglierà mai la gioia e la soddisfazione e l'orgoglio di quello che siamo stati. Quindi posso capire l'amarezza, però queste sono pietre miliari della storia sienese, non solo della storia sportiva ma anche di quella sociale e culturale. Quindi veniamo qui, guardiamo questa mostra senza lacrime, ma con tutta la gioia di ciò che abbiamo saputo dimostrare a noi stessi e a chi ci guardava, con ammirazione o con invidia. Siamo davanti a un passaggio difficile, ma attraverso questi 10 giorni vogliamo dimostrare che lo sport sienese è vivo in tantissime discipline. Noi pensavamo di aver mostrato il meglio e poi ci siamo resi conto che c'erano almeno altrettante realtà che avrebbero voluto partecipare, in sport
chiamati minori, ma che i minori non sono, e che sicuramente saranno insieme a noi nella prossima edizione, perché sia ancora più ricca, forse anche più lunga, con ancora più eventi, perché lo sport a Siena è vivo, forte e consente a questa città di crescere e di vivere bene. Paolo Lazzeroni e Daniele Zacchini, siamo all'inaugurazione della Mostra Move, che è inserita nel cartellone dell'iniziativa di Sport Siena Week. Come è nata innanzitutto questa collaborazione? Allora, una collaborazione nata da passione mia e di Daniele per lo sport. Abbiamo iniziato, io e Daniele amiamo la pallacanestro, ci siamo conosciuti nell'ambito della pallacanestro, e poi da lì nasce questa, abbiamo allargato gli orizzonti di questa passione e abbiamo unito la mia arte, la mia professione, che è la fotografia, con la sua, che è l'arte di dipingere, e con tutto inserita nel contesto dello sport a 360 gradi. Ed è questo quello che noi oggi proponiamo all'interno di questa mostra, uno spot allo sport senese, con immagini interpretate da Daniele che rappresentano tutto lo sport senese, quindi andiamo dal basket e calcio per proseguire poi sul tennis, rugby, volley, insomma sport minori, e insomma un'immagine, abbiamo voluto dare un'immagine dello sport interpretato da me e da Daniele a 360 gradi. Ecco Daniele, facendo una battuta, come si fa a interpretare Paolo? È difficile, però in un certo senso anche facile, perché le sue foto sicuramente hanno dato hanno regalato dei momenti molto belli a chi le vede nell'ambito degli appassionati dello sport, e io non ho fatto altro che cercare di carpire quello che lui mette in uno scatto e riportarlo a un livello diverso, un livello diciamo artistico, per dare vita a dei pezzi sicuramente unici, grazie anche a chi ci ha aiutato a stampare queste foto con una tecnica UV LED, che è l'immagine studio a Monteroni, che praticamente hanno permesso di portare queste immagini su tantissimi tipi di superficie. Da lì ogni volta ho cercato di tirare fuori quello che sentivo io in quel momento su quella foto. Ecco, spieghiamo materialmente che non si tratta assolutamente di un Photoshop, ma di un lavoro direttamente sulla foto stampata con vari materiali e varie metodologie. Esatto, sì, partiamo dalla foto stampata su tanti materiali, dal truciolato grezzo al cartone, al forex, all'alluminio, all'acciaio. Dopodiché io inserisco, vedi, sfoglia d'oro, sfoglia d'argento, a seconda di quello che è il momento, e poi lavorando sempre solo a spatola i colori che vanno su queste superfici. Paolo, ricordiamo che questa mostra resterà aperta nei prossimi giorni, ci sarà soprattutto un evento domenica 9 marzo molto importante. Sì, un evento dove noi metteremo all'asta alcuni pezzi di questa mostra, e il ricavato sarà devoluto totalmente all'Associazione delle Bollicine. Questo è lo spirito che ci ha portato finora con tanto desiderio a creare questo tipo di evento e questo tipo di mostra, perché stando a contatto con questo tipo di realtà abbiamo capito qual è il vero valore dello sport anche in questo tipo di contesto, e quindi quello che oggi fa l'ippoterapia, quindi con il cavallo, lo sport equestre, per noi ha dato un valore assoluto a quello che è il nostro concetto oggi di sport, e quindi per noi è stato importante dedicare parte del nostro lavoro a questa associazione, che ringraziamo, perché loro in primis ci hanno regalato tante emozioni, tanto affetto, e per questo è probabilmente il nostro successo maggiore, ed è per questo che noi invitiamo le persone il 9 a venire a partecipare, perché questi ragazzi meritano tanta attenzione e tanto affetto da parte nostra e da parte della città. Certo.